scendo santo, stanno scendo ora, stanno scendo fora. Ho iniziato da bambino perché a casa mio padre suonava la chitarra, per cui diciamo che il passo è stato facile, quasi naturale. Stanno scendo santo, stanno scendo santa, stanno scendo santo. Il nuovo disco si intitolerà Fuoco Nero. È uscito il primo singolo, Usanto. Ho presentato il video, realizzato da Francesco Lo Bianco, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Lucia Fossi. Disco interamente arrangiato da Anthony Panebianco, tastierista e fisarmonicista della band, col quale ho avuto il piacere di scrivere a quattro mani. Anthony Panebianco, arrangiatore del CD. Abbiamo lavorato in un modo, diciamo, particolare, perché ho realizzato prima i provini chitarra e voce da solo, poi ho mandato i brani via email, così, a Anthony Panebianco, che si trova dall'altra parte del mondo, si trova in America a suonare, in crociera, e ha iniziato a lavorare sui brani, a lavorarci su. Poi, quando è ritornato ad aprile, abbiamo iniziato le registrazioni vere e proprie del CD, che avrete il piacere di ascoltare. Penso uscita 2014, maggio-giugno 2014. Mettete di lato, usando di tutti, di cose scopane, di cui fa cose storte. Nell'album ci sono diversi musicisti che suonano. Abbiamo voluto coinvolgere diversi bassisti, diversi batteristi, quindi abbiamo lavorato con più musicisti, cercando di scegliere musicisti in base al brano, perché la caratteristica del CD, come nel precedente Semo Siciliani, è un album che spazia in diversi generi musicali, quindi diversi groove. Si passa dal folk al rock al jazz, parlo come influenze nelle varie canzoni senza nessun tipo di problema, così molto facilmente si spazia da un genere all'altro. La cultura siciliana secondo me è una cultura che dovrebbe essere diffusa a livello mondiale. Quindi parlare di cultura siciliana, ma parlarne solo in Sicilia, sicuramente è un grande limite. Le mie canzoni nascono dall'esigenza di voler raccontare la mia vita anche privata, cioè così. Preferisco esprimermi attraverso la musica, scrivendo dei testi e poi farle diventare canzoni. È anche vero che poi la canzone tu la scrivi ed è tua, nel momento in cui viene pubblicata poi è chiaro che se la canzone entra nel cuore della gente o la gente si identifica in quello che è scritto, la canzone non è più tua ma è di tutti. La mia musica la vorrei portare, come ti dicevo prima, la vorrei diffondere in tutto il mondo. Nei prossimi mesi, se diciamo si aprirà la strada dei live, mi troverete in giro a suonare, se no mi potete trovare anche il telefono a casa o su internet. Finiva festa ora. Da Antonio Monforte un saluto a tutti i fan di Urban Week.